stata una cosa alquanto strana, perché abbiamo giocato ieri contro la Juniores dell'Isernia, che si è regolarmente presentata a Giulianova, quindi sappiamo che Isernia e Gnone distano pochi chilometri e da un certo punto la strada è la stessa, quindi i dirigenti di Isernia ci hanno detto che non c'erano problemi nel venire a Giulianova, e quindi ecco, è stata una cosa un po' particolare. Hanno inviato un fax alla Lega, dalla questura di Gnone, quindi hanno detto che avevano problemi per arrivare a Giulianova, e quindi questo è stato il motivo per cui la gara è stata rinviata. Sicuramente non ci ha convinto per niente, dobbiamo prenderne atto, perché non comandiamo noi, e quindi dobbiamo accettare quello che ci dice la Lega, e dobbiamo prendere per buono un pass fatto dalla questura alla Lega, però ecco, è evidente che ci sia qualcosa di anormale nella questione. Il problema è che abbiamo perso un'altra partita domenicale, quindi abbiamo perso un incasso domenicale che potevamo fare con l'Agnonese. Oggi c'era tanta attesa da parte della città, non so quando recupereremo, perché a differenza delle altre squadre noi abbiamo ancora la Coppa Italia. Sì, con l'Aquila Montevarchi. Sì, sì, e quindi il 30 gennaio noi avremo anche la partita di Coppa, quindi abbiamo anche quest'altra problematica. Mentre l'Agnonese è uscito dalla Coppa, noi abbiamo questo impegno che vogliamo portare avanti il più a lungo possibile, quindi per noi la partita di Coppa Italia è un evento importante, vogliamo arrivare alla fine, perché insomma, per una questione di prestigio, per una questione che abbiamo battuto squadre fortissime. Ne abbiamo tre del nostro girone che sono in classifica sopra di noi, perché abbiamo battuto il San Nicolò, il Pineto e il Francavilla in Coppa Italia, e quindi insomma ecco, adesso non vogliamo lasciarla quando siamo arrivati lì ad un passo dalle semifinali, e quindi non so adesso la Lega che deciderà. Comunque io mi batterò fino all'ultimo per non far spostare la partita di Coppa Italia, perché non so se, perché c'è anche questo rischio, poter dover spostare la partita di Coppa Italia del 30? Sì, da quello che mi è venuto all'orecchio in un primo colloquio con la Lega, hanno anche proposto di spostare la partita di Coppa Italia e giocare il recupero il 30 gennaio. Io ho già detto al mio segretario che non sono disposto a questa situazione, a questa eventualità, perché la città, noi stessi stiamo aspettando questa partita da due mesi quasi, quindi certo, vogliamo vincere la partita, andare in semifinale, quindi spostare la partita significa poi andare incontro a partite sulle gambe e arrivare insomma a quel punto dove favoriremo il Montevarchi, perché Montevarchi oggi ha giocato, quindi ha meno turni infrasettimanali di noi. Quindi spostare la Coppa Italia a febbraio significa giocare sicuramente tutte le settimane tre partite, perché c'è un turno infrasettimanale anche a febbraio, e quindi dovremmo giocare sicuramente due settimane di fila, tre partite a settimana.